Allora, intanto benvenuti. Benvenuti a tutti alla 14ª edizione di Cinecampus e Cinecampus Atelier. Siamo molto felici di avervi qui, siamo molto felici di cominciare con Francesco Montanari. Abbiamo una presenza rassicurante e costante di Steve Della Casa e abbiamo un grande. Quindi lo sa, il programma l'avete visto, sapete tutto, sapete come funziona. Cinecampus va avanti negli anni, è un momento dove diciamo maestri e talenti si rivelano, no? In un'atmosfera particolare, in una vicinanza particolare per voi e per trasmettervi il meglio per il nostro futuro. Abbiamo presenze costanti, abbiamo presenze nuove, benvenute e apprezzate come Giovanna Pugliese, a capo dell'Ufficio Cinema della Regione Lazio, e le passo la parola. Allora, benvenute a tutti e a tutti a questo inizio di Festa del Cinema molto importante per noi della Regione Lazio. Vi porto il saluto di Nicola Zingaretti, ringrazio tutto il team dell'Ufficio Cinema e della Roma Lazio Film Commission, Steve Della Casa che già diciamo ha riscosso molti applausi, è una presenza importante ma li pago, nel cinema, questo è il fatto. E il nostro Montanari, e ci tengo particolarmente che è lui ad aprire questa iniziativa perché è sempre stato molto sensibile anche a tutto il lavoro della formazione, ci ha sempre seguito con i ragazzi delle scuole nei nostri progetti ABC, ha fatto nei mercati di Traiano in un progetto che si chiama Spasso con ABC, delle letture bellissime dello stesso Traiano, quindi è oltre che un grande attore, un grande interprete, è una persona che crede molto anche al passaggio delle giovani generazioni. Perché mi piace creare danni, capito? Esatto. Quest'anno lo spazio sarà ricchissimo come sempre grazie alla professionalità di tutto il team della Roma Lazio Film Commission, ma ci saranno anche delle iniziative aggiuntive che riguarderanno poi tutto quello che è il panorama dell'Ufficio Cinema della Regione Lazio. Quindi spero che sarete in tanti a frequentare questo spazio perché vedrete i racconti della nostra scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonté, della nostra factory Le Officine Pasolini, si parlerà del nostro spazio scena che sta a Via degli Orti d'Alimbert, che è uno spazio della Festa del Cinema dove ci saranno le proiezioni, insomma tante cose, frequentateci, state con noi, dateci suggerimenti. Buona festa e buon primo inizio. Evviva Montanari, Steve Della Casa e la Film Commission. Bene, grazie Cristina, grazie Giovanna. Grazie. Allora, abbiamo un'oretta circa di tempo per questo incontro e non 5 ore come gli ho detto prima facendolo tremare. Abbiamo un'oretta di tempo in quale durante quest'oretta appunto ripercorreremo alcuni dei momenti essenziali della carriera di Francesco, che è una carriera importante e soprattutto una carriera che può anche essere utile conoscere bene proprio per chi, come molti di voi, si affacciano adesso al mondo dello spettacolo. E alla fine ci sarà lo spazio anche per qualche domanda da parte vostra. Allora, io credo che possiamo incominciare come si inizia. E l'inizio di Francesco Montanari è in un posto che è quassù, sulla collina qua dietro, più precisamente in via Bellini, un posto che lui continua a frequentare adesso come docente, ma un posto che ha frequentato come studente, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che vede anche il sottoscritto indegnamente tra i docenti, e della quale Francesco Montanari è stato uno degli studenti, insomma, che tutti ricordano i professori dell'epoca. Io all'epoca non c'ero ancora, lo ricordano con grande affetto e con grande stima, e questo è vero, cioè non è retorica. Ci racconti un po' quanto è stato utile e come si è svolto il tuo apprendistato all'Accademia? Ciao a tutti, buonasera. No, vabbè, l'Accademia è stata un'esperienza bellissima perché io, immaginate, ho finito liceo, 18 anni, e sono poi entrato alla Silvio D'Amico. La cosa incredibile è che tu, in teoria, per entrare alla Silvio D'Amico devi fare 3 fasi, cioè almeno all'epoca era così, credo anche oggi, sì, infatti. Sì. La prima fase porti un monologo, poi se passi la prima porti un dialogo e esercizi improvvisazione di movimento, e poi se passi la terza c'è un laboratorio propedeutico di circa 10 giorni
in cui si fa l'ultima scrematura. Ora voi immaginate, no? Io ho sempre studiato a scuola, insomma mi piaceva studiare, avevo questa fortuna, però sono stato 5 anni al liceo a studiare, quindi a un certo punto finisco la maturità, faccio la domanda di ammissione all'accademia e tu dici, vabbè, ti dovrai preparare, no, per entrare all'accademia. Certo, io sono stato 3 mesi a Ibiza, 3 mesi, non facendo quello che tutti pensano, no, 3 mesi a Ibiza. Ora, io studiavo, diciamo, il mio primo maestro si chiama Maurizio Lopes, al liceo facevo laboratorio teatrale perché era una pippa a giocare a pallone, quindi tutti mi escludevano, e a un certo punto ho trovato nel teatro questa sorta di accoglienza del muretto, e quindi tramite Maurizio dico, senti, ma che portiamo come monologo? E lui mi dice, Mercante di Venezia, Lancillotto Gobbo. Dico, ok, perfetto, Lancillotto Gobbo sarebbe il servo di Shylock, diciamo, perché... Ora io, 3 mesi a Ibiza, no? Non è che abbia letto proprio bene, diciamo, il Mercante di Venezia. Cioè, in realtà non l'ho letto. Io ho studiato il monologo. A che vado a fare l'esame, Lancillotto Gobbo, e io mi metto Gobbo. Sto così. Fintissimo, proprio una cosa. C'era Lorenzo Salvetti all'epoca. Lorenzo Salvetti è un grande maestro, che saluto, che parla così, parla in questo modo. E fa, lei è candidato? Francesco Montanari. Cosa fa? Lancillotto Gobbo. Lancillotto Gobbo. Beh, faccio. Io faccio così e comincio, no, fintissimo. Ah, il mio padrone. A un certo punto vedo Lorenzo che stava scrivendo, alza gli occhi e fa, ma che cazzo fai? Dico, Lancillotto Gobbo. E perché sei Gobbo? È perché Lancillotto Gobbo. Poi colpito io nell'orgoglio. Dice, ma il cognome? Allora faccio, e secondo lei Shakespeare l'ha scritto casualmente? E questa è stata la mia prima fase. Poi, quindi secondo me loro hanno pensato, o questo è completamente scemo oppure un genio, quindi secondo me io sono entrato per la simpatia, infatti poi ho preso sempre il minimo, e quello è stato l'approccio, diciamo, all'accademia. L'accademia è stata un'esperienza bellissima perché in realtà tu stai 3 anni, 12 ore al giorno a navigare questi mari. Quindi al di là di docenze più o meno valide, al di là di maestri che incontri, al di là di persone completamente incapaci, e lo dico francamente, no, ma come succede in tutte le istituzioni, la bellezza della possibilità e dell'opportunità che ti dà una scuola del genere, come ce ne stanno anche tante altre in Italia e nel mondo, è che tu stai 10-12 ore a porti quelle domande. Perché sapete, il lavoro dell'attore purtroppo sembra apparentemente intangibile, no? Sembra inconcreto. Soprattutto io venivo da una famiglia scientifica, mio padre è chirurgo ortopedico, mia mamma è filosofa, cioè una famiglia dove tu sei ciò che fai, poi ho pagato 30 anni di analisi per capire che tu sei e poi quello che fai è un'altra cosa, ma questo è un altro discorso. Quindi in realtà era molto, cioè io abituato a un risultato scientifico, ok, 2 più 2 fa 4, nella recitazione apparentemente sembra che questa cosa non sia così. In realtà poi è così, però tu, almeno io, insomma, ci ho messo tanti anni per imparare un po' un mio metodo, no? Che poi è sempre in evoluzione, perché fondamentalmente è un po' come la vita. Però detto questo, poi scusate ragazzi, io attacco delle pippe infinite, eh? Esatto, vedi, esatto, è già esasperata. Attacco, no, ditemi, interrompete, perché alzate la mano, fate così. E niente, quindi insomma è stata un'esperienza bellissima. Devo dire la verità che poi quando mi hanno chiamato, Daniela Bortignoni, l'attuale direttrice, mi ha chiamato a insegnare, per me è stato, come dire, un'emozione pazzesca. Infatti io esordisco sempre dicendo, io non insegno un cazzo a nessuno, io porto un'esperienza da fratello maggiore. Gobbo. E devo dire, Gobbo, porto Gobbo, e soprattutto insegno ciò che non bisogna fare. Però sì, è un'esperienza molto bella. Tra l'altro adesso rifaccio una docenza di 3 settimane a febbraio, dopo San Valentino. Quindi dopo che fate l'amore, venite. Esausti. A fare il corso con Francesco Montanari. E, diciamo che successivamente Francesco ha fatto molti cortometraggi, tantissimo teatro, ma diciamo la prima svolta importante dal punto di vista professionale avviene perché a un certo punto gli fanno un provino, e questo provino riguarda uno dei primi casi, adesso è una cosa abbastanza diffusa, ma all'epoca non lo era affatto, uno dei primi casi in cui da un romanzo di successo si trae un film di successo e subito dopo una serie. All'epoca questa cosa non si faceva, adesso invece, come sapete, lo stanno facendo, soprattutto in Italia, era credo proprio la prima volta in assoluto che succedeva, stiamo parlando ovviamente di romanzo criminale.
Allora, io mi ricordo perfettamente, diciamo, quello che avvenne prima, cioè feci una riunione con Nils Ackman, che è il capo della, insomma, della Fiction di Sky, e mi spiegò che voleva degli attori già, come dire, degli attori, cioè non voleva gente presa dalla strada, ma al tempo stesso voleva che fossero delle facce non conosciute al grande pubblico. Ce lo racconti questo provino per fare il Libano? Sì, io avevo 23 anni, venivo da 2 anni di tournée, di cui non menzionerò il capocomico per rispetto a voi, non per lui, dove io facevo praticamente la comparsa, cioè stavo in scena e facevo ha! Stavo zitto, Araldo, Enrico IV Pirandello, ti giuro, facevo così, ha! Zitto, 3 ore e un quarto, e lì ho imparato il valore dell'ascolto però, perché ho capito che invece di pensare alla lasagna che ti saresti mangiato dopo lo spettacolo, se magari ascoltavi in scena, durava meno. Quindi dopo 3 anni a fare ha, B, a un certo punto mi chiama Laura Muccino, che era la casting di Romanzo Criminale, e io ho 23 anni, insomma, sono una persona abbastanza solare, io un po' così, pensate a 23 anni, un po' Bibbo Gigi, capito? Vado lì, maglioncino rosa. E c'era Sollima, e mi fa, Aci, ma tu vieni per quel ruolo? E io faccio, è libanese. Come è libanese, Aci? E dico, sì, vabbè, fai un po' sto provino. E faccio sto provino. Stefano mi ha fatto 7 provini per fare Romanzo Criminale, giustamente, perché a un certo punto il 7° provino mi convoca, praticamente io ho studiato tutto il copione per fare i provini, in poche parole, mi convoca, l'ultimo provino me lo ricorderò sempre, io preparo 25 scene perché intanto aumentavano, revisioni, a un certo punto mi dice, no, non fa la scena, guardami, ti guardo, lo vuoi sto contratto? E faccio, sì, veramente, no. Con gli occhi, convincimi, lo vuoi sto contratto? E io sto lì, non te credo. Dopo 1 ora e un quarto, io ti giuro, stavo lì tipo, tipo dovevo andare al bagno, che una puzza. A un certo punto fa, ok, te prendo. Quindi in realtà lo sguardo libanese è nato al provino. Tant'è che durante le riprese, poi a un certo punto faceva, Libano, come fai lo sguardo da contratto? Vai motore? È andata così. E fu un'esperienza bellissima, perché poi io devo dire, sono diventato fratello di Vinicio Marchioni, di Alessandro Roia, di tutti, Riccardo Filippi, Sartoretti, perché è come se noi avessimo fatto un militare artistico. Condividevamo il camerino, i sogni, ed era per la prima volta, cioè almeno per me, loro erano tutti molto più grandi. Vinicio ha esattamente 10 anni più grandi di me, del 74, io sono dell'84, e siamo diventati proprio fratello maggiore, fratello minore. E fu un'esperienza, loro mi hanno accolto, insomma, mi hanno coccolato tantissimo, Edoardo Pesce, tutti quanti. Non vorrei dimenticarne uno, sennò poi, hai visto? Non mi hai citato. E è stata un'esperienza bellissima. Cioè, devo dire la verità che mentre lavoravamo, non avremmo mai immaginato il successo quasi culturale, no? Che è diventato Romanzo Criminale, però sicuramente ci rendevamo conto di star facendo una cosa molto bella, molto valida, molto viva, molto anche pionieristica rispetto ai tempi della televisione italiana. E niente, poi è successo quello che è successo. Però una cosa, posso raccontare questa cosa? Voi fate sempre così, eh? Io sono del quartiere Alessandrino, che è praticamente la periferia di Centocelle, cioè Casilina, insomma, vabbè, quartiere, molto bello, carino. Io un giorno torno a casa da trovare i miei genitori, parcheggio, vedo questa cosa, dico, che cazzo? E c'era un telo di un maxi schermo praticamente, non so, con la mia faccia di fronte a casa mia, con scritto il Libano è nato qui. Io entro in casa, mia mamma in lacrime. Dico, ma che cazzo è sta cosa? No, io non ho partorito un criminale! Io non ho partorito! Dico, mamma, stai calma, adesso andiamo su, leviamo questo. Io vado al vicino e dico, ragazzi, grazie, veramente, c'è sì, ma leviamo questo. No, Libano, orgoglio! Dico, no, quella è finzione, adesso leviamo questo, grazie. E dico, insomma, da lì sono passati veramente 2 anni assurdi, perché il Romanzo Criminale esplose, e fu strano, cioè, a un certo punto a livello antropologico fu proprio... No, poi è stata la prima serie italiana a
girare il mondo, cioè nel senso che... Sì, dopo la piovra. Sì, era dalla piovra. Perché è vero, non so, anche Don Matteo lo vendevano in Germania, ma era, diciamo, una cosa limitata, un pubblico anche piuttosto, diciamo, anziano, eccetera, sì, come lui. Invece Romanzo Criminale ha avuto questo successo. Sì, ha avuto un successo planetario, nel senso, perché è stato venduto credo più di 200 paesi nel mondo, insomma è stata una bella occasione. Vediamone un brano, abbiamo Caterina Taricano, ne ha isolato un pezzetto che adesso vi sottopone, vai. Dov'è? Qui? Credo qua. Ecco. Stipendio fisso, e quanto sarebbe? Ogni quanto. È libero, ma che cazzo del discorso è? Io i soldi miei non l'ho spuntanati, l'ho fatti fruttare. Ma perché mi dovrei accontentare la paghetta? Ma non lo capite che è l'unico modo per restare uniti? No, non lo capisco. Se volevo un mensile, andavo al ministero. E poi perché mi dovrei mettere a guarda fare... che non è una proposta, Dandi. È una legge. È un'altra legge. E che d'ora in poi mi dite tutto quello che fate. Ogni più piccolo movimento mo venite a dire. È chiaro? Saluto Arduce. Alibaba, ma fammi capire una cosa. Questo discorso che ci hai fatto vale pure per Freddo. Il Freddo fa più parte della banda. Tu lo sapevi? Ma che cazzo? Cazzo vuol dire Freddo fa più parte della banda? C'è sta più cade, se Freddo si sarà messo in malattia. Bel discorsetto, eh? Allora gli ha mangiato il cervello, un altro grammo e scoppia. Per questo che te lo devo dire a te. Vedi, magari è una stronzata, ma ieri a Capannelle c'è stata una giocata strana. È il picchetto nostro? Un tipo ha vinto 40 milioni con Brocco che manco doveva partire. Mentre invece il cavallo nostro si è solo piazzato. E chi odia nel picchetto? Mazzocchio. Ha fatto bene a venire da me. Mo ci parlo io. Poi che lo seguo. Dopo. Non voglio che mi trovi una bella ditta che mi dà una pulita a casa. Questo lo sguardo un po' nervoso, diciamo. Un po' nervoso. Qui siamo già nella fase calante della banda. Prima dicevi, insomma, il discorso sullo sguardo, insomma, credo che vedendo anche solo questo breve estratto, ripassando queste espressioni, insomma, si capisce come era andato il provino e che cosa chiedeva Sollima a Francesco Montanari. Parlavamo del successo estero. Il successo estero è stato importante, ma diciamo la tua consacrazione fuori d'Italia è avvenuta qualche anno dopo con un'altra serie che ha vinto il Festival di Cannes, quello dedicato appunto alla fiction televisiva, e nella quale fai un personaggio molto, molto diverso. Mi domando, secondo te quel premio l'hai ottenuto solo per Il Cacciatore, cioè per quella serie, o anche perché, diciamo, eri già un volto riconosciuto fuori dai confini nazionali, cosa che non sono tanti gli attori che possono vantare? Ma guarda, questo non lo so, francamente. Io mi ricordo quella sera a Cannes, che è stata la prima edizione del Festival di Cannes, 2018 credo fosse, e per la serie TV che si chiama Il Cacciatore. Tra l'altro esce la terza serie mercoledì prossimo su Rai 2, se volete vederla, sta su Amazon Prime, insomma. È una bella serie, vedete. Ho fatto tante cose brutte, quella è bella. E, non lo so, io dico, fu una serata assurda, perché io avevo vicino Jared Leto, che stava in concorso, avevo l'attore eccezionale di Dexter,
di cui non ricordo il nome, che stava in concorso. Avevo il nero bravissimo di Green Book che stava in concorso. Cioè, fu una cosa infatti inaspettata. A un certo punto io mi ricordo avevo Stefano Ludovichi accanto a me e Davide Marengo, che erano i due registi della serie. Tra l'altro Stefano adesso rista a Canserì con Christian, una serie prodotta da Sky, stanno proprio lì, infatti faccio il tifo per Stefano, magari due su due, che ne sai. E a un certo punto Stefano, insomma, arriva l'attrice bellissima che presenta, no, Best Performance, e Stefano mi fa: Fra, hai vinto tu. Dico, che cazzo ne sai? Perché? Perché hai due operatori di macchina, uno a destra e uno a sinistra, pronti a inquadrarti, perché la Canserì andava in diretta su Canal Plus in Francia. Io quindi vedo sinistra, vedo destra, dico sì, vabbè, è impossibile. E lei dice: Francesco Montanari. E mi è venuto un infarto praticamente. Insomma, è stata un'esperienza assurda. Poi sicuramente contribuisce il perché sai, ho notato questo, e credo che sia un po' una falla italiana, se vogliamo. Cioè, noi italiani tendiamo molto a denigrare i nostri prodotti, molto più di quelli dell'estero. Sì, no, è vero, è vero. Cioè, nel senso, all'estero noi comunque veniamo trattati esattamente come un sistema Hollywood. Cioè, perché loro non hanno... E noi invece no, tendiamo sempre a dire no, però sono meglio gli altri, meglio gli altri. Questa cosa secondo me andrebbe un po' cambiata come forma mentis. Perché, infatti, io stavo lì e parlavo con Jared Leto tranquillamente da collega. Io ero fan, tra l'altro fan pure della Second to Mars, 30 Seconds to Mars, quindi per me figurati. Però... Jared Leto che è a Roma in questi giorni. Sì. Perché è stato coinvolto anche nei casini di sabato scorso. Esattamente, sì. Infatti mi ha chiamato, cioè, okay. No, non è vero. Non è vero. E, quindi, insomma... È stato, se tu esci un po' da Ventimiglia e vai in questi festival internazionali, ti rendi conto che c'è tanto rispetto e tanta anche volontà di costruire insieme dei progetti. Poi che vadano più o meno a termine è un altro discorso, no? Dipende da tante varianti. Però sì, credo che abbia contribuito. Credo che abbia contribuito. Posso dire, forse ha contribuito alla Palma d'Oro, ma non ha contribuito alla scelta del Cacciatore. Nel senso, perché pure lì ho fatto 7 provini, tra l'altro il regista si chiamava Stefano, io con il regista si chiamava Stefano faccio 7 provini. Provini infiniti. E sì, assolutamente, fu insomma un'esperienza molto, molto potente. Ecco. Allora, quel personaggio era per certi versi diverso, era invece abbastanza simile, diciamo, potremmo dire alla grammatica, la punteggiatura, del sì. Senso che è una serie molto... molto ritmata, molto scandita, insomma, con varie evoluzioni di personaggi. Credo che, insomma, quando fai ruoli drammatici ti si addicono i personaggi che sono tridimensionali, ecco, che non sono uguali dall'inizio alla fine, devono modificarsi, devono cambiare, devono soffrire, devono vincere, devono perdere, no? Sì, perché sai, io penso che la differenza sostanziale tra fiction e serie sia una sola, che la fiction lavora su stereotipi, la serie su archetipi, che non è un discorso peggio, certo, o meglio, eh? È un discorso obiettivo di realizzazione del manufatto, cioè c'è il fumetto e poi c'è il romanzo, no? Io preferisco la serialità perché l'archetipo fondamentalmente cos'è una drammaturgia? Una drammaturgia è un tentativo mostruoso di sopperire alla mancanza primaria. Però tra l'altro è un tentativo fallibile, perché chiaramente la domanda perché cazzo siamo nati non sa nessuno la risposta, no? Quindi è quello in tutto, cinema, televisione, letteratura, pittura, qualsiasi arte, no? L'archetipo che ti dà la possibilità di sviscerare a livello umano e quindi empatico con chi ti fruisce questa possibilità. Quindi è chiaro che c'è un'evoluzione molto profonda e molto bella, molto avvincente. Infatti adesso nella terza serie del Cacciatore, che sarà l'ultima, c'è proprio... Il Cacciatore è interessante perché è stato concepito un po' come la Divina Commedia. Nella terza stagione si sprofonda all'inferno per poi tornare a rivedere le stelle, diciamo, quella è la metafora. No? Quindi più stressiamo l'umanità che abbiamo a disposizione, che poi si chiama personaggio, e più hai una voglia, no, di vita o di morte, di superare gli ostacoli per arrivare al tuo obiettivo. Quello è il famoso... Sto attaccando la pippa? Dimmelo. No, ok. E quindi quello fa sì che tu empatizzi. Cioè, per esempio, il romanzo criminale... Il libanese, perché ha fatto tutto quel casino? Ha fatto tutto il casino semplicemente perché voleva l'amore della madre. Allora, perché poi quante serie vediamo? Pistole, droga, prostituzione, arroganza e prepotenza, no? Che prende il nostro fascino perché tutti vorremmo nella vita per poi fare un giorno di straordinaria follia, no? Allora, e poi fortunatamente abbiamo un senso critico che ci impedisce di farlo. Detto questo,
però è quello che ti attacca, perché sono 8 ragazzi del muretto che invece di farsi le canne al muretto investono in un progetto comune, una cosa in grande, abbiamo Se Roma, bla bla bla, che fa sì che però a livello umano tu ti attacchi a quella cosa e quindi empatizzi per loro. Che questo non vuol dire che poi usciamo e diventiamo Tony Montana, no, perché pure polemiche su polemiche. Il calciatore è la stessa cosa, per la prima volta nella televisione Rai, infatti fu un bel segno che vinse la Palma d'Oro una fiction Rai e non una fiction di pay TV o piattaforma, perché siamo più abituati a vedere, no? Vedere TV generalista è un po' più fiction, e ripeto, non è un discorso denigratorio, è un discorso proprio di differenza di stile, perché per la prima volta un magistrato non è lo stereotipo del magistrato, giacca e cravatta che sta dietro una scrivania e pone sentenze asettiche come fosse Siri. No, è un uomo che soffre ed è fallibile e soprattutto è anche ambizioso, sacrifica tutta la vita personale per arrivare a prenderli tutti. Quindi non è un uomo solo pieno di luce, c'è la luce e c'è l'ombra, così come anche i mafiosi che raccontiamo noi, sono gente pluriomicida, spietata, psicopatici, però alla fine quando stanno a casa con la moglie sono gli amanti più gentili ed educati del mondo. Parlo della finzione, non parlo della realtà, non mi permetto. Basta, credo. Muy claro. Allora, lasciamo l'ultimo spazio, prima di dare loro la possibilità di fare delle domande, invece a un aspetto che appare evidente conoscendoti, ma che diciamo al quale ti si collega di meno quando si ripercorre la tua carriera, cioè la tua capacità di ruoli di commedia, insomma di essere brillante, di saper far ridere, eccetera. Questa è un'altra caratteristica molto importante, anzi possiamo forse vedere un contributo da questo punto di vista e poi ne parliamo. Scaricare il matrimonio. Non lo so, l'ho capito. Ma come parli te? Hai detto a Lanza che se siamo innamorati al Bussolengo Outlet. Tu confermi, eh? Ti confermo, basta che non mi rompi più i coglioni. Ma dove cazzo va? No, non si preoccupi, è una scorciatoia che so io, non vi preoccupate. No, di mortaggi tua. Devo spostare. Calma. Allora io parlo ora col cavallo, risolvo subito tutto, d'accordo? Stronzo, che già siamo in ritardo. Adesso per cortesia che mi tuglio con la Cadillac, eh? E questa carrozza di merda la lasciamo qua, è chiaro? No! Lo sai quanto costa sta imbaradante matrimonio? Costa più del Parlamento. Lo devo scaricare, d'accordo? Bene. Senti un po', ma tu ce l'hai i soldi su uno di quelli che fa crack e finisce in manette, eh? Avrò cico. Guarda che te stai in copertina solo perché te sei in groppa il panici. Perché a te non te va più nessuno, non te va. Sei vecchia, sei. C'hai 27 anni, ancora lì che zinne de fuori. O fai faccetta, strizza all'occhio al produttore, ma fa la vita, impara a lavare le mutande, impara. Con sto cazzo de cane, sempre in mezzo ai coglioni. Andiamo avulso dal contesto. Beh, però è una... No, è un ruolo... Umanità che conosco, diciamo, un'umanità che conosco, ho dei vari... No, è interessante perché in realtà, no, c'è, secondo me, c'è un grande misunderstanding rispetto a un metodo recitativo, no, che sia di commedia, di dramma, di brillantezza. In realtà, no, io credo semplicemente esista un metodo recitativo, che vuol dire sposare e aderire al dramma del personaggio, no? Perché fondamentalmente questo qui, che si chiama Panecci, è un imprenditore che sta facendo tutto questo matrimonio finto perché ha bisogno di finire, di fare gli investimenti. Certo. Ed ha un problema serio perché sta sposando un'inetta, secondo lui, che appunto 27 anni, insomma, che sta tutto il giorno viziata. Però lui è serio, cioè lui quando dice a Dario Bandiera ma dove cazzo vai? Cioè non è che fa finta, non è che ammicca alla cosa. Perché la differenza tra commedia e dramma è una preoccupazione dell'autore. Cioè non è una preoccupazione dell'attore. L'attore deve semplicemente portare avanti questa mancanza e infatti più come dire uno soffre e agisce per uscire da questo problema e più
questo problema diventa importante. Poi, se sia appunto Romanzo criminale o Il cacciatore, o se sia, questo si chiama Oggi sposi, questa commedia, o tantissime altre, è un discorso del drammaturgo. In questo c'è una bellissima serie, vi consiglio, si chiama Il metodo Kominsky, dove c'è Michael Douglas eccezionale e l'altro, come si chiama? No, l'altro attore che c'è pazzesco, Alan Arkin, che sono un anziano attore di Hollywood e il suo anziano agente, e sono diventati praticamente fratelli. E Michael Douglas, diciamo, nella serie TV non è Michael Douglas così importante, è un attore che lavora qua di là, però è un attore che ha una scuola di recitazione, e io ve lo consiglio, a parte che è bellissima la serie, perché lui spiega proprio esattamente questo che sto cercando banalmente e malamente di dire io, cioè tu non devi ammiccare al pubblico per far ridere, se vuoi fare una commedia reale. Poi c'è anche la commedia del grottesco, diciamo, in un discorso realistico, tu devi stare a aderire, cioè questo noi comunque eravamo maestri, la commedia all'italiana, certo. Monicelli e tutti, insomma, da chi più ne ha più ne metta, era così, no? I drammi dei film di Monicelli sono drammi veri. Poi c'è la volontà di superare quei drammi che ti dà quell'ironia. L'ho spiegato? Finisce il baratro. Allora, no, io riprenderei ancora il discorso che facevi su Italia estero, noi che ci sottovalutiamo, all'estero come siamo valutati, no? Questa è una cosa che riguarda il cinema. Io conosco, ho parecchi amici, per esempio, che non vanno per principio a vedere un film italiano, cioè nel senso proprio dico, ma no, ma il film italiano, oppure così. Però non è solo per lo spettacolo questo, no? È anche per esempio per il calcio, no? È più facile comprare a carrettate giocatori sconosciuti che arrivano da paesi altrettanto sconosciuti perché costano poco, perché se ne azzecchi anche solo uno su 10 fai una plusvalenza che vai avanti fino alla fine, e piuttosto che far crescere, insomma, le scuole calcio, le giovanili e così via. Questo è un problema, insomma, che negli ultimi anni abbiamo visto ampiamente, no? Anche il motivo perché non ci sono più i giocatori bandiera, no? L'ultimo credo sia stato Francesco Totti, uno che cresce nel vivaio è una plusvalenza automatica, no? Perché costa niente, poi però lo vendi e tutto quello che entra è guadagno, quindi aggiusti il bilancio, no? Allora, tu adesso stai facendo un lavoro in cui si parla proprio di calcio, no? Sì. Ci racconti come impostato, perché se ho capito bene tu fai il procuratore proprio, no? Io faccio, sì, faccio un procuratore abbastanza determinato, diciamo, ecco. Ti chiami Mino? No, tra l'altro ho conosciuto. L'hai conosciuto? Ho conosciuto vagamente. Beh, un tipetto deve essere, stiamo parlando di Raiola ovviamente. Allora, io premetto, io non so niente di calcio. L'hai detto prima. L'ho detto prima e continuo a non sapere. Io sto girando una serie per Sky che si chiama Impero ed è sui procuratori di calcio. Ci sono io e c'è Giancarlo Giannini, il buon Giancarlone, il maestro Giannini. E poi c'è Elena Radoni, e ci sono tanti attori esteri, perché chiaramente è una serie di Sky che verrà coprodotta anche insieme all'HBO, quindi una serie abbastanza internazionale. Abbiamo già cominciato, siamo a metà riprese, adesso abbiamo fatto Milano, Sardegna, adesso siamo venuti a Roma e giriamo a Roma fino al 4 dicembre. Più o meno, insomma, fino a metà dicembre, poi dipende, Covid permettendo. Allora, io ho avuto la possibilità di... Tu dici, ma non sai niente di calcio e ti metti a fare procuratore, che cazzo... Sì, ma non sapevo niente della criminalità, ho fatto il libanese, non so niente di magistratura, ho fatto il magistrato, quindi voglio dire, no? Poi per non sapere niente anche di il regno di Danimarca ho fatto Amleto, cioè nel senso, quindi sti cazzi. Però il calcio evidentemente attecchisce di più su una tipologia umana. Detto questo, sono stato 2 mesi a contatto con i procuratori, perché io alloggiavo a San Siro, nello Sheraton di San Siro, dove fanno il calciomercato. Certo. Esattamente, lei c'è stato immagino tante volte. Ok. Quindi a un certo punto comincio a vedere questi procuratori. Allora, sai, sto lì e capisco che tanti procuratori sono ex calciatori e vado, insomma, mi faccio queste cene con queste persone per capire, no? Perché comunque stai lì e scopro un mondo allucinante, anche molto divertente da un punto di vista antropologico. Però sembra un po' la messa in scena di un testo di David Mamet che si chiama Glengarry Grey Rose, di cui hanno fatto vari film, il più bello quello con Al Pacino, insomma, che si chiama Americani, vedete? Cioè la spietatezza del business. E lì ho capito, no? Perché fondamentalmente i procuratori che fanno? I venditori. Solo finché vendi la bottiglietta, certo, non c'è nessun problema etico, se non che la bottiglietta d'acqua non sia avvelenata o meno. Ma quando tratti umanità,
Il problema del procuratore deve avere un pelo sullo stomaco, così. Perché? Perché chiaramente tu tratti questi bambini che un domani in potenza diventeranno degli esseri adulti remunerativi. E quindi sei spietato. Quindi diciamo, quello mi è servito molto per fare il ruolo. Mo speriamo, perché ancora lo sto facendo, speriamo che venga bene. Insomma, cioè, pare di sì, ci hanno confermato la seconda stagione, quindi l'HBO l'ha vista, quindi, in teoria. Ed è molto affascinante dal punto di vista antropologico, no? Però allora lì la domanda è, ma allora sei una persona orribile perché fai questo? No, è un lavoro, e il lavoro è fatto di luci e ombre. Certo. Io non tifo, niente, io vendo. Come questo sia possibile, a me sfugge, perché invece io tifo di calcio. Sì, no, io, per quello che andiamo d'accordo, capito? Io do sempre ragione, dico, ma certo, hai ragione, figura, ma quella per... una merda, che schifo, bello, bellissimo. Va bene, io se avete delle domande... Ah no, però volevo dire una cosa, scusami. Io credo che, ritornando al cinema italiano invece, o alla televisione, no? Italiana, io credo che noi addetti abbiamo una grande responsabilità trentennale, quasi, dove abbiamo deluso un pubblico e abbiamo, come dire, allontanato il pubblico. Credo che oggi intendo dire da un lustro, forse due lustri, si è ricominciata un'attività sì, molto florida, e chiaramente però è un processo che purtroppo molto lungo per ritornare a avere un bacino d'utenza di spettatori. Credo che non dobbiamo più fare l'errore, noi in primis, di differire cinema e serialità, perché ormai la serialità, cioè, è come far finta che non esista Instagram, nel senso, è una realtà che c'è e molto spesso è molto più bella del cinema che produciamo, perché è semplicemente la differenza tra racconto e romanzo, basta, cambia niente, se fatte bene con senso di causa. Però faccio un invito allo spettatore e dico, abbiate un po' di fiducia e di curiosità, perché in realtà molto spesso, noi poi, è interessantissimo, perché noi siamo sempre vittime del brand, no? Certo. Cioè, ora Netflix è geniale, perché Netflix è diventato un po' come la Apple, cioè nel senso, uno si rompe un telefonino, 99% a che pensa? Mi devo comprare un iPhone, non è che pensi a Samsung, cose, perché è l'Apple, perché tu hai l'Apple e ti senti fico dentro di te, no? Stessa cosa, ti vedi Netflix, ti senti fico, appena senti tutto un... Dici, cazzo, io c'ho Netflix, sono grande. No, ma quello è un grandissimo progetto pubblicitario, cioè è geniale quella cosa. Ecco, credo che... Però molto spesso i contenuti che vediamo magari sono molto deludenti. Però chi se ne frega, l'importante è che, sai, che senti tutto un... Capito? È quella cosa lì a livello semantico quasi, no? È molto affascinante questa cosa. Credo però, insomma, è un invito che faccio a tutti noi, me per primo, magari non fermiamoci soltanto su quel totum, perché esistono tante altre piattaforme, anche la Generalista sta facendo cose molto interessanti, cioè si sta evolvendo, è chiaro che la Generalista è un po' un pachiderma, quindi ha bisogno di tempistiche differenti, burocrazie differenti, ma questo giustamente poi che cazzo se ne frega, sono problemi nostri. Però, piano piano, insomma, guardiamo anche i prodotti italiani, ecco, questo era per dire. Basta. E questo è un passaggio importante ed è un invito che mi sento di condividere. Tu avevi chiesto la parola, no? Prego. Aspetta, forse devi no. Ah no, perché sennò capirai. Credo sia serva per registrare la domanda, credo, no. Quindi sei registrato, attenzione. È finto, è perché siamo in diretta. No, scherzo, Hanno già capito che la domanda non piaceva e quindi... Prova? Sì, ecco. Ciao, sono Federico, grazie mille. Io lavoro nell'organizzazione eventi, musica e marketing. Grazie Steve per questa intervista, grazie Francesco per tutte le emozioni veramente, perché di quello si parla, che ci hai regalato con tutti i tuoi spettacoli. Io personalmente parlo di romanzo criminale perché veramente ci ha davvero emozionato. Grazie. Ti volevo chiedere, a metà intervista hai detto una cosa che mi ha colpito, che secondo te ci sono delle varianti che compongono, che contribuiscono alla realizzazione di un qualcosa, di un progetto, che non è sempre detto che vada in porto, perché ci sono tante varianti. Ok, adesso, no, nel 2021, secondo te quali sono queste varianti che contribuiscono alla messa a terra e alla realizzazione di un progetto che potrebbe essere un progetto artistico, il progetto di realizzazione di un attore, di un regista, di un personaggio pubblico? No, questa è una domanda molto interessante, tra l'altro è una domanda a cui io non ho una risposta, e tra l'altro perché me la chiedo tutti i giorni. No, Federico hai detto, grazie Federico. No, allora, io credo...
Poi io faccio anche tanto teatro, che è tanto live, quindi, che è diverso dall'audiovisivo. Sono direttore di un teatro in Umbria, a Narni, vi invito tutti a Narni, venite a Narni. E, no, credo che è questo. Cioè, allora, due discorsi, sarò breve, giuro, sarò breve. Allora, due discorsi. Da un punto di vista attoriale, perché comunque l'attore è anche un imprenditore di se stesso, perché semplicemente già che c'hai la partita IVA sei un imprenditore, appunto. Mettiamolo in testa, l'attore è un lavoro, ok? Prima di tutto, frigorifero, pieno, se mangia, se no, se fa un cazzo, va bene? Detto questo. Allora, dal punto di vista attoriale, il teatro ti dà una possibilità artistica differente. In che senso? Che anche se hai un testo mediocre, una regia, ma hai dei validi attori, lo spettacolo lo porti a casa. Almeno la prima visione, boom, emozioni, sorridi, vai, ok? Nel cinema questo non accade. Nel cinema puoi avere Al Pacino, Meryl Streep, Daniel Day-Lewis, che per me sono i più grandi attori viventi di quell'età. Se la sceneggiatura fa schifo, il film è una merda. Non c'è proprio possibilità alcuna, dimmi se sbaglio. Cioè, proprio a teatro, no. Perché comunque se si fa teatro di realismo attoriale, si fa teatro di ricerca, è tutto un altro discorso, ok? Quindi questa è già una variabile. Sceneggiatura, ragazzi, ricordatevi, la scrittura è il 99% dell'opera. 99% è la scrittura. Poi c'hai quell'1% che si divide in recitazione, regia. Se tu fai un film scritto benissimo, con attori bravi, regia semplice, campo e controcampo, magari non vinci Cannes, ma il film arriva al pubblico. Se il film è scritto male, non c'è verso. Può costare 300 milioni di dollari. È una merda. Punto. Quindi, però, dal punto di vista attoriale, io ho fatto tanti errori quando dicevo prima, perché l'ho fatti tanti errori nella mia carriera nell'audiovisivo. Perché avevo 23 anni, ho fatto romanzo criminale, ho avuto un successo interplanetario, mi tiravano le mutande dalla finestra, ma non facevo provini. Nessuno mi voleva fare un provino. Io sono stato 2 anni senza fare un provino. Mi pagavo un affitto, di qua di là. Il teatro mi ha fatto continuare a essere un... Poi, questa è un'altra storia, diciamo. Il teatro mi ha fatto continuare a essere un attore, per colpa sua, continuo a fare l'attore. Perché? Perché ho capito che il libanese, grazie a un professore, a mio amico, che cito, si chiama Massimiliano Farau, perché è vero, e lo devo a Farau, il libanese riempiva i teatri, quindi io col privato riempivo, e quindi ho potuto fare l'attore, potevo scegliere i ruoli. Poi, piano piano, è diventato l'audiovisivo. Io, per fame di lavoro, ho accettato tante sceneggiature che non mi convincevano, credendo, vabbè, ma se io funziono, è sbagliatissimo, perché tu in un film, una serie, sei un ingranaggio, sei un millesimo dell'opera, non c'hai niente, perché tu a teatro entri in scena e siamo io e lui, il regista si leva dal cazzo al chi è di scena, punto, uguale, si apre il sipario, siamo noi due. Si rompe la luce, si rompe il micro, siamo io e lui, umanità viva, tu fruisci, comunichiamo. Cima no, lui fa la scena della vita, io non lo monto. Finì, già, so come dire. E questo per quanto riguarda l'attore. Per quanto riguarda l'imprenditore, le variabili sono tantissime. Personalmente credo, e non ho una risposta davvero, e credo che sia la domanda che ogni volta che si fa un progetto imprenditoriale, qualsiasi tipo di lavoro fai, sia sacrosanta farla, personalmente credo che noi siamo chiamati a restituire la dignità dell'umanità da rappresentare. Se tu fai quello, già stai al 60%, perché il prodotto in sé può arrivare. Quindi empatizzi, umanità, comunicazione, relazione con chi ti guarda, occhi negli occhi, ok? Semplicità, direzione. Poi ci sta la variabile produttiva, la variabile distributiva. Tu puoi aver fatto anche il film più bello del mondo, ma se il film non esce, o se il film esce male, o se il film è comunicato male, la comunicazione è tutto. Il film nessuno sa che esiste. Se il film in un'epoca storica in cui viviamo non viene venduto come una ficata pazzesca, la gente neanche lo ascolta, perché ha 8.000 input. Ora, hai un target di under 20, under 10, under 25, under 30, under 35, sono generazioni in quest'epoca storica, immagina, cioè io ho 37 anni, ok? Tu immagina che un trentenne, cioè abbiamo 7 anni di differenza, in quest'epoca storica siamo due mondi, un 45enne siamo due mondi, col mondo multimediale un anno sono 25, quindi
come fai a prendere, per esempio, un pubblico che si ascolta trap se io mi ascolto metal? Come fai a prendere... E devi studiare, parametri di mercato. Non c'è una risposta, vai a tentativi. Però non lo so, se no farei il pubblicitario per la Apple. Grazie. Grazie. Prego. Prego. Funziona. Salve, buonasera. Steve, grazie, soprattutto Francesco, grazie. Sono Claudio De Vecchis, stunt performer e stunt coordinator. Volevo farti una domanda: che cosa fai come primo approccio quando decidi di accettare un ruolo? E quale secondo te è il tuo punto più forte come attore e quale vorresti migliorare? Che queste sono tutte domande, essere o non essere, queste. No, allora io personalmente quando leggo un copione la prima cosa che faccio è capire se quel copione mi suona dentro. Perché sai, è come quando leggete un romanzo, no? Ci sono dei romanzi meravigliosi che però tu lo leggi e dici a me che questa storia... Poi ci sono dei romanzi invece che tu leggi e ti dilaniano. Ecco, io cerco di ascoltare istintivamente la mia sensazione, però pure lì variabili, perché per esempio, no? Ti arriva un copione e ti dilania. Chi lo produce sto copione? Chi lo gira sto copione? Io ho fatto tanti film che forse non sono mai usciti, che mi dilaniavano. Pure lì ragazzi c'è pure un po' di culo serve nella vita, perché... però pure lì va studiato, cioè io sono a un livello di carriera per cui non posso oggi permettermi di fare cose che non vengano, come dire, parlo di cinema, non posso permettermi di fare cose un po' a rischio nel senso di dire mi piace tanto il copione però è un film che non si sa, ok? È un film... Quando io in realtà sono sempre stato un istintivo, ho sempre fatto questo in nome della mia passione, perché sono fatto così fondamentalmente. Strategicamente sono stato sempre molto carente, per carità non mi sto lamentando, sto benissimo qui a parlare con voi, quindi voglio dire qualcosa del bene ho fatto, diciamo. Però c'è questa cosa, oggi devo stare molto attento su questo, quindi magari purtroppo a malincuore devo sacrificare una storia che mi dilania, una storia che non mi dilania, quindi trovarmi una motivazione umana e necessaria a me di Francesco, che non è di primo acchito, ma poi si trova perché comunque siamo professionisti, perché magari quel film è più strutturato, ok? Poi il punto debole come attore, ce n'ho tantissimi, cioè ma proprio tantissimi, io ho una profonda lotta continua contro la mia inadeguatezza, e quindi sai, quando tu sei un attore, cioè quando fai l'attore, sei una persona e poi fai l'attore e torniamo a bomba, quando fai questo lavoro ho capito che io per tanti anni, diciamo, mi difendevo con l'attore, mettevo un carapace e andavo, no? Mettevo una maschera, invece adesso ho capito che almeno l'indagine mi interessa, è un'indagine umana, quindi cerco di levarmi tutti gli strati, di levarmi la pelle, poi magari non ci riesco, però levarmi la pelle per essere veramente un filtro rispetto a un fruitore, rispetto alla storia che devo, no, che ho la responsabilità di far fruire a qualcuno. E il senso di inadeguatezza ti porta a difenderti, ti porta a essere... Perché sai, l'inculata di questo lavoro, no? Cioè c'è stata una coach bravissima, si chiama Ivana Ciabac, che vi consiglio di indagare, che dice, gli unici esseri umani a cui piace piangere sono gli attori. E questo è vero, però. Perché in realtà tu... devi, come dire, in un certo senso metterti a disposizione della storia, no? E per fare questo, paradossalmente, ti devi cercare di levarti le tue difese. Ecco, quello secondo me è un mio punto debole. Poi mi ci scontro, insomma, però è una ricerca finché respiro, insomma, infinita, ok? Ogni tanto magari faccio un piccolo passo avanti, piccolo passo avanti, piccolo passo avanti. Punto di forza, non lo so. Cioè, nel senso, non vado sulle mie sicurezze. Tu magari hai visto il romanzo criminale, forse hai visto il cacciatore, sono due ruoli abbastanza, no, di affermazione, abbastanza, capito, entra con differenze. Sicuramente io ho un carattere molto attoriale, un temperamento molto forte, diciamo, di istinto, quindi aggredisco di prima istanza. Poi nelle prove, però, piano piano si smodella questa cosa e si rende vulnerabile. Prego. Buonasera a tutti e buongiorno a tutti, amici vicini e lontani. Allora, io dagli anni 55 ho sempre appassionato di politica, cinema e il pallone.
se volete sapere qualsiasi cosa di pallone, di procuratori, ecco, come c'era Boniperti della Juve, era un'istituzione, ma Facchetti dell'Inter, concorso dell'Inter, e Gianni Rivera del Milan, che veniva dall'Alessandria, Giacomo Losi dalla Roma, bene, che veniva dalla Cremonese, e c'era pure Giuliano del Napoli e Chinaglia della Lazio, che però se poteva giocare nel Frosinone secondo Rino Gaetano. Vabbè, dai. Ok. Se vuoi sapere quanti procuratori c'era pure Moggi. Ecco, ma fagli una domanda però. No, Moggi, se non lo conosci. Ma quindi lei non vuole fare una domanda, diciamo. Non vuole. Procuratore, che mi dice lei? Che conosce qualche procuratore? No, io. No. Dai, diamo spazio a quelli che vogliono fare delle domande. C'è gente che è venuta apposta da fuori. Allora, lasciala. Comunque, i procuratori sono importanti, ma lui lo sa perché li sta studiando. Magari poi vi parlate. C'è qualche altra domanda? Qualcuno che ha voglia davvero di fare una domanda? Allora, diamo prima a loro che... Ehi, ah, scusa, sei tu. Credo fosse là. La signorina in bianco. La signorina in bianco. O bianco quelle, o nero? No, bianco o nero, lasciamo. No, bianco o nero, ha detto. Bianco o. O. Permetterei mai. Prego. No. Ce n'è un altro che sta arrivando. Ok, sì. Ecco. Perfetto. In quanto attore... Vabbè, intanto buonasera, ciao, grazie di tutto. Ciao, buonasera. In quanto attore, qual è il tuo approccio al personaggio? Cioè, ti arriva appunto una sceneggiatura, come ti approcci? Cerchi di sapere chi è, qual è il suo passato, oppure proprio ti butti così, chiedi indicazioni al regista? Come fai? Guarda, allora, diciamo, ci sono, dipende dal copione, però fondamentalmente tu, cioè io, no, tu, non so, quando... Cioè, una sceneggiatura, no? Ogni personaggio ha un obiettivo finale, ok? Ogni scena ha un obiettivo interno che sostiene l'obiettivo finale. Fondamentalmente, dietro quelle parole, quel nero su bianco, c'è sempre una voglia di sopperire a questa mancanza, no? E i bisogni primari dell'uomo, fondamentalmente, banalmente, sono bisogno di affermazione, bisogno di amare, bisogno di essere amati. E le varie diversificazioni, ok? Tu devi trovare quello che secondo te quella sceneggiatura racconta a te, non racconta in assoluto, racconta a te essere umano, in quel momento in cui stai leggendo quella cosa. Scegli, perché istintivamente ti viene bisogno di affermazione, quindi tu lavori per quello, per esempio, romanzo criminale, ok? Romanzo criminale è chiaramente un bisogno di affermazione, però che c'ha il libanese? C'ha la voglia di essere amato dalla madre, quindi anche un bisogno d'amore. Ora, a Francesco Montanari dire piamo se Roma non vuol dire niente. Io sono a disagio con la violenza, figura di sposo di piamo se Roma, ok? Ecco, allora. Però che cosa ho in comune con il libanese? La mia voglia di affermarmi in un contesto sociale. Lavorando interiormente su questo e applicando la strategia suggerita dalla sceneggiatura per l'ottenimento dell'obiettivo, perché lo scrittore che sceglie le strategie, non è l'attore. L'attore gioca con quelle strategie. Per quello il film deve essere scritto bene. Ok? Perché poi un grande attore, se il film è scritto male, te la sfanga, ma il film viene una merda, abbiamo già detto. Quindi, capito? Per esempio, il libanese vuole ottenere Roma? Di cosa ha bisogno per ottenere Roma? Da solo non ce la farà mai. Ha bisogno di una banda. Quindi che deve fare a livello strategico? La scena in cui convince la banda, la scena Piamo se Roma... Lui deve parlare con tutti gli elementi per convincerli. E come parlerà con tutti gli elementi? A seconda dell'umanità che lo deve ascoltare. Quindi col Dandi parla in un modo, col Scrocchiazeppi in un altro, col Freddy in un altro. Perché? Perché deve sedurre l'interlocutore e portarlo a se stesso. Se tu fai questo lavoro diventa ad personam, diventa preciso, specifico, non è generico. La recitazione, ragazzi, non è mai generica. È la cosa più precisa che esiste. Come fosse un intervento chirurgico a cuore aperto. Ok? Quindi parli con loro, seduci loro, poi la recitazione deve essere spietata, non è educata,
Perché se il mio partner non lo convinco, non mi fa un favore se ci crede, mi fa un favore se non mi crede. Perché se lui non mi crede, io mi dovrò attivare per convincerlo. È come una relazione, è come qualcuno che ti invita a cena e ti vuole conquistare. Ok? Tu stai lì e lo metti alla prova. Stessa cosa. La temperatura emotiva, però, in un'operazione audiovisiva o in un'opera, una drammaturgia, è sempre di vita o di morte. Sia se rimorchi qualcuno al bar, sia se devi fare Edipo Re. Capito? Stessa cosa. Quindi diciamo, io mi approccio in questo modo. Prego. Invece tu? Che dobbiamo disinfettarli, solo per spiegare il motivo. Buonasera, innanzitutto grazie per l'opportunità. Io sono un'assoluta neofita proprio nell'ambito e in parte avete già risposto anche le domande, quindi sarà una domanda molto banale. Uno, volevo sapere quali sono i modelli per te come attore e come persona, nel senso, non so, appunto, Pasolini, quindi una naturalezza in quel senso. Okay. E poi invece, un po' più specifico, non vorrei andare fuori tema, per quanto riguarda il teatro, pensando a Uno zio Vania o al Più bel secolo della mia vita, stupendo, tra parentesi, come cambia lì l'approccio e quale magari è la tua preferenza come personaggio, come, non so, anche come esperienza proprio, cioè, il tema del Più bel secolo della mia vita è particolarissimo, quindi... Sì, sì, certo. Ah, grazie. Grazie. Come ti chiami tu? Martina. Martina, molto piacere. Francesco, Stivo. Federico. Si scambia i numeri. E poi, non so, il procuratore. No, ma i modelli, guarda, in realtà io non ho un modello, come dire, cristallizzato. Io credo che il più grande attore vivente sia Daniel Day-Lewis. Però poi, anche no. Perché no? Cioè, perché sai, dipende pure che cazzo di film fai. Cioè, dipende pure... Cioè, Elio Germano è un attore eccezionale, no? Luca Marinelli è un attore eccezionale, Favino è un attore eccezionale, voglio dire, ce ne abbiamo tanti, anche tanti non famosi, non quello che io conosco, sono attori strepitosi che ancora non hanno, e spero abbiano l'opportunità di... ho citato solo questi, eccola, tutti gli altri. Sei una merda! No, vabbè, vai, tutti, ok? Tutti! Allora... Però sai, il modello secondo me non è una persona, il modello è un'opera. Cioè non è... è Joaquin Phoenix in Joker. È, che ne so, Daniel Day-Lewis nel Petroliere, è Elio in mio fratello figlio unico, è Luca in... non lo so, insomma tante cose, capito che intendo? Non è una per me, per me. È quell'opera dove sento, per la mia sensibilità, vedi, questo riconosce alla poetica a cui ambisco io. Questo rispecchia quello. Poi la differenza tra Siovania e Il più bel secolo, lì è diverso, nel senso, chiaramente sono due testi completamente diversi, due spettacoli, Il più bel secolo e Uno Siovania sono due spettacoli che ho fatto io, che Martina evidentemente ha visto. E Il più bel secolo è un tra l'altro adesso faranno il film Il più bel secolo, è un testo molto bello che ha scritto il mio migliore amico che si chiama Alessandro Bardani, e ci chiamerete, ci sentirete ogni tanto, se vi sentirete chiamarci patato, vabbè, ci chiamiamo patato, ma questa è un'altra cosa, però mi ucciderà Alessandro, questa cosa, ma comunque patato è così. E è la storia, perché in Italia c'è una legge che dice che se tu sei NN, quindi figlio di genitori ignoti, tu hai il diritto a conoscere il nome dei tuoi genitori biologici quando compi 100 anni. Una legge meravigliosa, no? Perché prima era mai, ma hanno detto, vabbè, facciamo 100 anni, dai. Questo perché immagino io il Vaticano, se no, capirai, un disastro. Quindi hanno fatto così. Quindi il testo verte su un ragazzo molto attivista, NN, della FAECN, che è la Federazione Italiana, insomma, Figli Unici Adottivi, che è un attivista, una sorta di Che Guevara di questa FAECN, finalmente conosce un centenario e lo porta a questa riunione, perché dice, portaci la tua testimonianza, che tra 6 mesi fai 100 anni, potrai finalmente conoscere il nome di tua madre. Questo centenario è un po' un misto tra Remo Remotti e Funari.
Quindi a un certo punto arriva lì all'ingresso e dice: ma voi a 30 anni ancora cercate vostra madre, ma che cazzo vi frega, ma vivete il presente, che in realtà no, dentro, dietro questa goliardica espressione dialettica, questa prosodia così funny, diciamo, però in realtà c'è un significato importante, cioè è vero ricercare, però non bisogna stare ancorati al passato, altrimenti non vivi il presente. Quindi comincia questo come dire, questa convivenza coatta tra questi due, in cui chiaramente c'è è molto divertente. Poi c'era nello spettacolo che facevo io il maestro Giorgio Colangeli, che faceva un lavoro incredibile, era eccezionale, e alla fine insomma è uno spettacolo, ecco, molto riuscito, perché è sempre molto divertente, profondo, e poi alla fine molto commovente. Martina, puoi confermare? Confermo. Ecco, non l'ho pagata, giuro. Detto questo, invece uno Zio Vania, vabbè, è tratto da Chekhov, Zio Vania, se tu leggi, ecco, se tu leggi un testo di Chekhov sembra una soppopera sudamericana. Tu lo leggi e dici: ma che è? Non succede un cazzo, che è sta roba? Sì. In realtà no, cioè in realtà Chekhov che fa? Lui parte dall'assunto, no? Quando il teatro comincerà a far vedere l'uomo per com'è e non per come dovrebbe essere, forse faremo del bene a qualcuno. Ok? Quindi lui che fa? Unisce tutte umanità e le mette insieme, e queste stanno in conflitto, ma apparentemente parlano dell'acqua e del bicchiere. In realtà ci sono dei mondi che si scontrano e si fratturano. Detto questo, tu attore che devi fare? Devi costruire sto mondo attraverso il testo, attraverso i tuoi riferimenti, attraverso le tue cose, per poi entrare. Lui ha costruito il suo, e quando, diciamo, vi passi l'acqua, tu spettatore senti questa energia, questa elettricità, cioè anche dici: ma che cazzo stanno a dire questi? Non stanno a parlare dell'acqua, che è un po' pinteriano, se vuoi. Poi Pinter ha ripreso questa cosa qui, ora spero che lo spettacolo ci siamo riusciti, questo non lo so, però diciamo l'intento era quello. Cosa preferisco fare? Non ho preferenze, mi piace tutte e due, ma lì l'approccio è lo stesso, però. Cioè, una mancanza, no? Del Giovanni, il più bel secolo, che è ossessionato nel passato e vuole cercare sta madre per poi capire che in realtà sta perdendo la vita. E lì c'è Astrof, che forse è il personaggio più bello, per quanto mi riguarda, la drammaturgia del mondo, che è questo dottore completamente fratturato, perché per una persona estremamente cinica, che a un certo punto ha fatto 1000 interventi, gli muore un paziente sotto i ferri, quel paziente sarà il milionesimo. Da quel momento lui dice: anni di nebbia dentro, all'improvviso se ne va. Guardo questo paziente, vedo tutto, lo vedo morto e penso sia colpa mia. Da quel momento non riesce più a fare il chirurgo, ma si anestetizza nelle relazioni umane fuori dalla sala operatoria. Quindi è un uomo poverino, distrutto. Soprattutto perché è anche un uomo molto intelligente. Quando dice Matrix, beata ignoranza, ecco, è quella roba lì. Ed è attorialmente stato un percorso molto bello per me, diciamo. Quindi no, insomma, non c'ho una preferenza, diciamo. Solo la differenza per il pubblico era sostanziale, perché uno era molto divertente e l'altro, diciamo, non era proprio dagli a ride, ecco. Diciamo, era un po', si piangeva un po', diciamo. Grazie. Allora, io credo che possiamo ringraziare Francesco per questa... Se non volete essere rapiti incontro. Fino a domani. grazie a voi la presenza. Credo, grazie Steve. Bisogna ringraziare Francesco, ringraziare voi per le domande. E vi aspetto ai prossimi appuntamenti, e lui vi aspetta invece con... il cacciatore mercoledì 20 su Rai 2, e poi aspettiamo i procuratori in Perù e verificheremo come sono. Grazie mille a tutti. Grazie. Voi grazie. Ah, non si possono fare selfie e non si possono prendere autografi qua dentro per le norme anti-Covid. Dovevo dirlo all'inizio, lo dico alla fine, no, però se volete fuori sì, non se non volete non vi preoccupate, fuori io non saccio qua. Omertà.